Emergono altri particolari dopo l'allarme attentato contro il pubblico ministero Nino Di Matteo. Il progetto sarebbe di Messina Denaro con l'ok di Totò Riina. Il servizio. Durante i primi giorni di luglio, un confidente ha rivelato dei 15 kg di tritolo pronti a Palermo per esplodere in un attentato. 3 mesi addietro, ad aprile, un anonimo ha scritto una lettera alla procura di Palermo. Un attentato è stato deciso dagli amici romani di Matteo. E Matteo sarebbe Matteo Messina Denaro. E poi altre informazioni. Per uccidere il pubblico ministero Nino Di Matteo, il latitante di Castelvetrano avrebbe coinvolto altri uomini d'onore, anche detenuti. E Totò Riina, tramite il figlio, è d'accordo. Ecco perché adesso, nel cerchio del bersaglio dell'attentato, paventato dal confidente a luglio, è stata incollata la fotografia di Nino Di Matteo. È scattato l'allarme e la protezione di Di Matteo è stata potenziata con 3 carabinieri del GIS, il gruppo intervento speciale, che sono le teste di cuoio. Gli investigatori avrebbero riscontrato quanto scritto nella lettera anonima recapitata ad aprile. Tra Totò Riina e uno dei figli vi sarebbe stato un contatto non ufficiale. Il capo dei capi ha 2 figli maschi, Giuseppe, che dal 2012 è a Padova in regime di sorveglianza speciale, e Giovanni, condannato all'ergastolo. Quali siano state le modalità del presunto contatto di Giuseppe o Giovanni con il padre è un interrogativo a cui gli investigatori, che confermano la non ufficialità del contatto, non rispondono. Nino Di Matteo, insieme all'aggiunto Vittorio Teresi e ai sostituti Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, rappresenta l'accusa al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Anche Tartaglia e Del Bene sono stati nel mirino. A casa di Tartaglia, nel centro di Palermo, sono entrati dentro e tra l'altro hanno rubato una pendrive e dei documenti. A Del Bene, 2 capimafia detenuti, uno della Noce e l'altro dello Zen, hanno lanciato minacce di morte durante i colloqui con i familiari e sono stati intercettati.